Wellà ragazzi, ciao a tutti da Nick e bentornati qua su Farming Simulator 22 nella mappa Obos Hollow. Ragazzi, come sempre vi vado a ricordare che in descrizione ci potete trovare un link che vi permette di comprare questi e tantissimi altri giochi scontati. In descrizione ci sta anche la lista dei miei social e anche la lista delle mod c'è in descrizione, un link con la lista delle mod che uso in questa serie. Poi mi raccomando ragazzi, se vi iscrivete al canale ricordatevi anche di attivare la campanellina per ricevere le notifiche. Allora ragazzi, come potete notare, il terreno 1, il nostro più grande terreno, l'ho appena seminato, ho appena finito di seminarlo a cotone, giusto un po' per cambiare, per fare qualcosa di diverso. Perfetto. Ora rimane solo da fertilizzare i miei terreni e poi basta e si trebbia di nuovo. Allora, prepariamo un attimo qua la seminatrice per portarmela via. Io non lo so sinceramente oggi, raga, se i pioppi oggi mi maturano oppure no. Cioè, perché non lo so oggi di preciso cosa fare. Ho pensato, ma speriamo che sti pioppi oggi mi crescono, perché... E quando è che li devo fare? È da un bel po' che stanno lì a maturare, mannaggia. E ancora non sono pronti. Ma spero che oggi è la volta buona. Speriamo, va, così un pochino li trattiamo. Allora, andiamo a parcheggiare... Boh. Lo metto qua, dai. Devo dare una riparata a questa devo dare una riparata a tutto. Ora che ci sto a far caso, è tutto scassato qua. Prima di andare a parcheggiare, mi sa che una riparata gliela vado a dare. Ripara, ma soprattutto eccolo, è lui che è molto scassato, il trattore. Allora, dritto dritto di retromarcia. E mo va bene, gli diamo una lavata. Ho già lavato più o meno tutto, ho già riparato più o meno tutto. Mi sono dato un po' da fare off camera ovviamente, perché il terreno a cotone ha richiesto parecchio tempo per essere seminato ovviamente. Ho anche seminato il terreno 2, il terreno 3. Ho raccolto l'erba, ho già fertilizzato l'erba. Vabbè, le solite cose le ho già fatte off camera, perché giustamente raga, so bene che poi vi annoia vedere la stessa roba di continuo. Difatti è già a posto qua. Allora niente, possiamo andare avanti col gioco veloce a questo punto. Gli animali, pure quelli stanno a posto tecnicamente, a parte i maiali, ma quelli mi manca sempre il cibo. Capacità lana esaurita. Oh, vabbè, questo è il nostro solito problema. Questo è un mio piccolo solito problema. Che poi è strana questa cosa, capacità lana esaurita, spazio esaurito, quando in realtà ancora qua ce ne entrano. Allora, andiamo, dimmi che sono pronti. Oh, ma come in fase di crescita? Ma porca miseria, ma è da tutto. Quanto ci vogliono? 3 anni per crescere? È la miseria, intanto io sono ricco sfondato qua, eh. Oh, intanto famo una bella cosa. Se non distruggo con le gomme, devo anche fertilizzare ovviamente. Qua il terreno è grande, ci vuole il tempo che ci vuole, ma sa da fertilizzare tutto. Sa da fertilizzare. E niente, a pioppi ancora nisba. Vabbè, vediamo l'usato. Un trattore che non mi interessa. Ci abbiamo un mucchio di soldi. E allora, niente pioppi. Oggi speravo che l'argomento di oggi, speravo che era i pioppi. Ma se pioppi non è, che famo? Ok, allora, fammi vedere una cosa. Quanto mi viene a costare sto terreno? È scontato? È scontato del 6%. C'ho i soldi per comprarlo finalmente. Oh, mi sa che lo compriamo. Compriamo il terreno più grande che c'è a legna. Vai, boom. L'argomento di oggi è... Bam, compro il terreno a legna. Avanti.
Tanto prima o poi andava comprato. Ok. Però la delusione, sapete qual è? La delusione è che purtroppo, non so il perché, in questa partita i mobili non valgono niente. E difatti questa carpenteria, sinceramente parlando, non so di preciso che caspita farci. Perché abbiamo il problema che i mobili non valgono niente. E quindi non so neanche per quale motivo devo fare mobili. Non ne vale la pena. Cioè, non c'è motivo. Non c'è proprio motivo di fare mobili su questa serie. Però la legna ce l'abbiamo. La legna c'è. Abbiamo comprato questo terreno, però c'è un problema. Ho comprato il terreno e non ho niente per tagliare la legna. Giustamente non abbiamo una Scorpion King. Già. Vabbè. E non so difatti che farci per ora con questa legna. Per ora io con questa legna non so neanche che farci. Oh, ma che, non caschi? Non cadi? Che, me trolli pure? Cos'è? Oh, ma che c'ha st'albero? Neanche cade. Allora, sto un attimo pensando a una cosa, raga. Sto pensando. Ok, abbiamo il terreno a legna. C'abbiamo il terreno a legna, noi ce l'abbiamo adesso. Però fare mobili non conviene, perché, beh, non valgono un fico secco. Quindi, cosa possiamo fare con tutta questa legna noi? Qualcos'altro? Magari devo trovare... Ecco, magari... Ecco, mi sta venendo in mente adesso un'idea. Magari dovrei trovare una mod che mi permette di creare qualcos'altro con la legna, che è qualcosa che vale di più. Ecco, già questo potrebbe essere un'idea. Già questo può essere un affare. Trovare una mod che mi permette di guadagnare dalla legna. Perché la carpenteria non mi piace. La carpenteria, cioè tipo adesso io ci sto portando la legna, ma tanto per... A parte che non so neanche dov'è il simbolino, eccolo. Ok, gli ho dato la legna, gli ho dato... Dove caspita è? Ok, legna 400, cippato, mobili, anche se... Però purtroppo fare i mobili non conviene. Purtroppo fare mobili non conviene. O magari gli dico di non fare mobili ma di farmi solo le assi. Magari con le assi ci si fa qualcosa di meglio. Difatti, ah no, questa fa comunque solo mobili. O mobili e assi. Ah no, questa sì, questa fa solo mobili. La carpenteria fa solo i mobili, non fa le assi. Va bene, e niente, gli famo fare un po' di mobili, raga, anche se non valgono granché. Che devo fare? Intanto un po' di legna qua ce l'ho. Anzi, a dire la verità, di legna ne ho così tanta che non ci fa niente, se un po' gli faccio fare mobili. Togliamo questa che rompe le scatole di legna. Lasciamo più che altro quella più buona. Quella buona, questa qua, la taglieremo. Questa qua, questi sono alberi buoni, tutti quanti ottimi da tagliare con la Scorpion King. E poi c'è anche da dire un'altra cosa, che con lo spazio che rimarrà vuoto, una volta che togliamo tutta questa legna, qui rimarrà un mucchio di spazio vuoto. Beh, con questo spazio vuoto, ha voglia di mettere fabbriche qua o a fare altre cose. Anche questo è il vantaggio che ne ricaveremo. Ci possiamo fare molte cose qua poi. Ma... Ah, è che è molto veloce. Stavo a dire, ammazza, ma non si riempie mai. È molto veloce. È molto veloce, stavo a dire, ma non si riempie mai. Ancora neanche 1000 ho fatto. Invece è che è molto veloce. Vabbè che sta legna fa schifo. Ma prova a tagliare questo, va. Già qua. Già con questo a voglia. Mo questo a voglia.
Non importa, ragazzo, non è sprecato. Mo qualcuno della nicchia mi ha sprecato, non ti dà niente, ti dà poco, uguale, tanto di legna ne ho così tanta. Almeno sta carpenteria un pochino la sfrutto pure che paga poco. Pare un peccato, se no che non ci faccio mai niente. Vai. L'aiutante ha completato il lavoro. Ne dubito altamente, il terreno 1 è enorme, anche se, vabbè, di spruzzare spruzza bene. Un gran bel pezzo di abete. Andiamo a vedere se effettivamente ha finito l'operaio. Vabbè, effettivamente ha finito. Effettivamente. Mancava giusto sto pezzetto. Oh, buono, dai. Ma manca anche qua. Tutto a cotone. Non oso immaginare quanto ne salta fuori. Però vorrei mettere qui anche la mod che uso nell'altra serie, quella che fa spago e rete, perché tutto sommato almeno qua il cotone ce l'abbiamo per far la prova. Quella filanda lì potrebbe essere utile qua, visto che effettivamente qua il cotone ce l'ho. Può essere una buona idea, no? Comunque sì, questa carpenteria la venderemo perché i mobili così come sono non vale la pena neanche trattarli. Magari troveremo un edificio che fa qualcosa di simile ma che paga di più. Che ne so, magari ho visto che si possono fare tipo i pallet, magari quelli valgono di più. Mi servirà un edificio che fa qualcosa di meglio. Allora, ci abbiamo da fertilizzare quest'ultimo terreno. Oh. Campo non trovato, buono, va? Bella questa. Mo pure quest'altra cosa, campo non trovato. Eppure il campo c'è e va pure fertilizzato. Vabbè, va. Tanto per cambiare. Quante volte non me lo trova. Quante volte non sa che fare. Oh, cos'è? Vi piace farvi fertilizzare voi cerbiatti? Allora, vediamo un po' come sta andando. Più o meno. Direi che più o meno lo stiamo a fertilizzare quasi tutto, tutto, dai. Sta bene. Fatto. Abbiamo finito di fertilizzare. Mi pare che non mi manca niente. Fatto, 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 fatto. Qua è tutto fatto. Allora. Allora, fino a qua ci siamo. E tecnicamente posso mettere di nuovo il gioco veloce. Tecnicamente. Ma prima. Prima dovrei andare avanti un attimo, che stavo completando la raccolta qua della legna. Ormai che ci sto. Quest'albero che me lo so tagliato. Anche se non lo vedo più. Ecco, è qua. E niente, è giusto per... giusto per... perché ovviamente a mano non vale la pena lavorare qua la legna. Perché giustamente a mano qua è un lavoro lunghissimo. Dobbiamo poi comprare qualcosa di più adatto. E soprattutto dobbiamo trovare qualcosa di meglio da farci con questa legna. È la cosa più importante. Non è certo il fatto che... lo so che manca Scorpion King. Qua il problema è trovare qualcosa di meglio che paga di più. Perché la legna così com'è è sprecata, ovviamente. Vabbè, ma l'ho tagliata troppo piccola sta legna, mannaggia a me. Neanche si vede, poi. Neanche si vede. Non so neanche dove cavolo è, vabbè. E niente, vabbè. A parte che l'ho tagliata piccola, sì, no, niente. Vabbè, buono, va. Via. Quant'è? 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 Vabbè, 3.000 giusto per fare qualche mobile. Allora, dunque, io direi che mettiamo il gioco veloce. Però gli animali?
Quelli hanno sempre finito cibo. Lì qua mi solito problema, la lana, acqua, vabbè. Al massimo se va avanti un'altra giornata perché poi gli animali rompono le scatole sempre. Devo vedere una cosa molto importante, una cosa che stavamo facendo qua. E beh, cavolo, urca, urca. Madò, quante patate. Ammazza! Aspetta un attimo. E la miseria! No, vabbè, pure qua dietro, mo. E va bene. La miseria, quante patate! Mamma mia, pure troppe. Diciamo che sto sistema è carino, però ha qualche piccolo difetto. Il difetto sono sti due pallet qua dietro, mannaggia. No, è inutile che vai avanti. C'abbiamo un pallettino. Abbiamo un pallet di cibo per suini, ma è troppo poco. È troppo poco sto pallet e basta, cavolo. Tutta sta roba qua, ma non mi soddisfa. Cibo per suini, troppo poco ne esce. Ne esce troppo poco, purtroppo. Non è proprio il top. Ah! Beh, comunque, ormai che ci siamo, lo prendiamo, lo diamo ai suini, ma è proprio vero, ma sti suini mangiano troppo, non lo so io. Mai soddisfatto. Oh, finalmente comunque funziona l'auto. No, l'autodrive è nell'altra partita che non mi sta funzionando. Già. Allora, scarica, va, è poco, che devo fare? Ma già che ci siamo, raga, vado a sistemare sti pallet comunque sparpagliati in giro. Il sistema è carino, però non è che mi fa impazzire più di tanto. Famo così, almeno me li sistemo per bene qua. E dai, non ti incastrare. Oh, ma che fa? Li vendiamo quei pallet? Tanto mi pare che i donuts dovrebbero valere sempre bene, no? Fammi vedere il prezzo dei donuts. Donuts. Sì, ma tanto il prezzo com'è? Fluttua? 8.000. 11. Andiamo a venderli, va. Fa modulire, va. Con tutto quello che abbiamo speso. Oh! What? No, vabbè. Ma che cacchio? No, vabbè. Ci vuole acqua per le pecore. E poi c'è pure da spostare il liquame. Aspetta un attimo, ma io non ho una mega botte da qualche parte. Mi pare che avevo una botte grande. E forse che è questa quella che è grossa. Ah, c'è dell'acqua di fatti. Questa è la botte, tecnicamente grande, ma tecnicamente anche un po' bagaticcia. Allora, andare a vendere questi lo devo fare manualmente perché sennò me li vende nel punto sbagliato. E il punto sbagliato ci guadagno la metà. Allora, il punto vendita è quello, ci vengo manualmente perché sennò lui vende lì e lì è sbagliato. Noi dobbiamo vendere qui. Che qua sti donuts me li paga un botto di soldi. Ah,
Allora, si va in negozio che dobbiamo comprare un pochino di... dove sta? Zucchero, cioccolato, uova, fertilizzante, farina, pure i mobili mi vendono, e anche cari. Lattuga, ah, do cavolo è o zucchero quando serve, eccolo qua. Ne compriamo 8 pallet. A posto. E beh, oh, se manca, manca. Allora, questo potrei anche prenderlo che me lo porto a casa. Carica. E ci abbiamo lo zucchero, lo portiamo nella fabbrica che lo utilizziamo. E dunque, dove ero rimasto? Che non mi ricordo più, che stavamo a fa poi. Ah, l'acqua. Stavamo un attimo occupandoci dell'acqua. Mo' che ho svuotato questa botte, vorrei vedere se riesco a caricarla con i liquami. Perché abbiamo troppi liquami e tra un po' mi si blocca la produzione qua dentro. Ok, di caricarli li posso caricare e in un unico viaggio me li carico tutti e me li tolgo, va. Se no qua si fermano le vacche e non producono più. 26.000 di liquame. Si va al biogas, che quello ci fa digestato e soldi con i liquami. Il nostro mini biogas, perfetto, funziona. Così gli animali. Ecco, qua è quasi tutto a posto. Qui è a posto, qui mo è a posto. C'è un botto di latte. C'è un botto di latte però. Qua è problema, solito problema. Ah, ma mi pento di nuovo di aver preso i maiali, perché non riesco a dargli cibo, non riesco a produrlo a sufficienza. Sto caspita di cibo per i maiali, perché costa una fortuna farlo e i maiali mangiano tanto e valgono poco. È un bel problemino. Intanto mi carico sto latte prima che si riempie e con il latte ci vado a produrre come sempre formaggio e quant'altro. Qua c'è un altro pallet di cibo per suini però troppo poco, eh. Cos'è? Non mi scarichi qua il latte a me? Qua mi deve fare il capriccio che non vuole scaricare. Ah, latte non accettato qui, mi stai a dire che è pure pieno allora. Mi stai a dire che la fabbrica è pure piena di latte? Mi stai a dire che la fabbrica è piena? Davvero? No, non ce n'è. Allora perché mi deve rompere le scatole? Non c'è latte ma non lo vuole scaricare. Questo perché si bugga sta botte? Vedi? Ora si è sbuggata. A meno che non mi sta scaricando in quell'altra botte, ovviamente. Ah no, no, sta scaricando qua. Va bene, abbiamo fatto il pieno, va, mamma mia però, eh. Allora, lo zucchero lo dovrebbe prendere in automatico, eccolo. A posto, almeno qua riprendo a farmi i donuts. Sta bene, raga, oggi ci siamo allora occupati di quelle quattro cose. Ancora qui a pioppi niente, speriamo giorno successivo. Debiti non ne abbiamo, abbiamo comprato il terreno grande, terreno enorme quello della legna. E niente, raga, va bene, dai, concludo. Spero che il gameplay vi sia piaciuto. E come sempre, raga, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Ci becchiamo presto, ragazzi. Ciao, alla prossima!